Siamo con Michele Panfietti, ovviamente presidente mondiale della VTKA, ma neo presidente mondiale della VKA. Questa è la notizia bomba, la notizia del momento. E parliamo della VKA a livello mondiale. In che paesi è rappresentata la VKA? È diffusa in oltre 150 paesi nel mondo, però la VKA ha una storia soprattutto nel professionismo, anche se anche a livello dilettantistico è molto forte. Nei paesi soprattutto economicamente più ricchi, lì ha una storia veramente molto forte. Stati Uniti, dove è nata tantissimi anni fa, è la prima federazione al mondo ad essere nata in Occidente, sia di karate che di kickboxing. Canada, Australia, Sudafrica e poi Germania, Giappone, dove gode di una fama ancora molto forte. Sicuramente è una sigla che gode di un prestigio ancora molto vivo, molto forte e che tocca soprattutto l'aspetto del professionismo. C'è un ranking molto serio, molto importante nelle discipline di contatto pieno. E questo fa di questa sigla una delle sigle più importanti in assoluto nel mondo. Mi parlavi di un sito in cui esiste un ranking aggiornato a livello mondiale. Sì, si chiama vkaassociation.com e lì si possono trovare ovviamente tutte le notizie per chi è interessato eventualmente a conoscere il ranking della VKA, i campioni della VKA, per organizzare dei titoli e quant'altro. Questa è proprio la domanda che ti stavo per fare. Quindi oggi in Italia sarà possibile organizzare dei titoli VKA? Assolutamente sì, ovviamente. In effetti dal nostro paese era lontana da un po' di anni, da quando Rinaldo Rinaldi e Di Blasi con le loro rispettive federazioni promuovevano ad alto livello anche loro i titoli VKA. Ritorna quindi anche in Italia la possibilità di fare titoli professionistici VKA. Negli altri paesi del mondo è qualcosa di ancora molto vivo, di molto sentito. Probabilmente nel professionismo è la prima sigla del mondo. Ovviamente è molto importante per noi anche della VTKA, perché questo ci dà la possibilità di costruire rapporti, relazioni, soprattutto di mandare i nostri campioni, i nostri atleti a fare tantissimi tornei nel mondo. Si creerà una sinergia, una collaborazione tra le due sigle molto importanti, soprattutto per gli atleti di contatto pieno. Allora, grazie Michele di questa intervista e grazie di aver riportato la VKA in Italia. Grazie a voi e speriamo di fare un buon lavoro.